È uscito il nuovo album di una delle band più interessanti del panorama rock italiano. Loro si chiamano Management del Dolore Post-Operatorio. Il disco lo presenteranno questa domenica al Magnolia di Segrate alle porte di Milano. Noi ne parliamo con la voce della band, Luca Romagnoli, che è con noi. Buon pomeriggio, Luca, benvenuto a Radio Gold. Ciao a tutti. Partiamo dal titolo di questo album. Il disco si chiama I Love You. Voi avete dichiarato che avete ripreso questo titolo dal un titolo di un famoso film di Ferreri. Raccontaci perché sceglie questo titolo e che importanza ha avuto quel film, perché rifarsi a quel film. Sì, insomma, era il periodo di Sanremo, quando ci siamo imbattuti nella scelta del titolo del disco. Allora, guardare tutte queste un po' piagnucolanti, un po' così, a me non piacciono molto, le definirei un po' disgustose, canzoni d'amore. E allora mi è venuto in mente, insomma, questo concetto di I love you, di questo ti amo, nel film di Ferreri con Christopher Lambert che si innamora di un portachiave con il volto di una donna, no? E quindi, niente, ho pensato a questa visione un po' drastica. Tipica, insomma, dei film di Ferreri. In questo caso si innamora il protagonista di un portachiave, cioè poi c'era la grande abbuffata dove quelli morivano mangiando e bevendo. L'altro film, L'ultima donna, non so se ti ricordi, dove Gérard Depardieu alla fine si taglia il pisello, no? Quindi un po', anzi, un po', diciamo, questo taglio di pisello è un po' quello che ho provato guardando Sanremo, no? A proposito di Sanremo, visto che hai tirato in ballo la questione, voi comunque ci andreste se avesse la possibilità di presentarvi su quel palco, in quel contesto? Guarda, noi una volta ci abbiamo provato, però avevamo le intenzioni che poi, che avevamo intenzione di fare le stesse cose che poi abbiamo fatto sul palco del 1º maggio, no? E quindi, però forse a Sanremo sarebbe stato ancora peggio, no? E allora parliamo di questo episodio del 1º maggio, perché è un episodio che poi viene trattato tra le righe anche in questo vostro nuovo album. Niente, no, insomma. Tutti sanno cosa è successo, insomma, chi ci conosce. Allora, abbiamo espresso insomma, in maniera critica il nostro pensiero riguardo di quel palco e della manifestazione. E poi, vabbè, di tutto poi un po' il nostro pensiero politico, religioso, insomma, un po' anarchico. Infatti, in questa canzone che si chiama Il 1º maggio si parla di moralisti e di censura, una cosa che avete anche conosciuto da vicino. L'arte non può essere morale, questo lo sanno tutti, insomma. L'arte deve sempre essere immorale, questa insomma, è la base, lo sanno anche i cani. Dicevi uno spirito un po' anarchico. In questo disco c'è una canzone che non è scritta da voi, ma che è ripresa da un vecchio canto anarchico degli inizi del secolo. Come mai questa scelta? Beh, sì, è uno scritto anarchico del 21, sotto consiglio di un amico l'ho letto e insomma sono rimasto piacevolmente colpito, perché insomma a distanza di un secolo, no, parliamo ancora di diritti, no? Diritti delle donne, diritti umani, questo chiaramente va a sottolineare il fatto che siamo in un'epoca medievale, no? Insomma, in un'epoca di persone civile non se ne dovrebbe nemmeno parlare. E mi ritrovo questo scritto del 21 dove questo poeta anarchico sotto lo pseudonimo di una donna afferma appunto di voler andare al di là dei ruoli che l'uomo e la donna hanno nella società, quindi insomma madre, sposa, figlia, eccetera, eccetera, e di volersi un po' solo dedicare al piacere del proprio corpo e del proprio intelletto, no? Insomma, la storia dell'anarchia comunque è in parte anche la storia del corpo, direi, no? E questa non è l'unica poesia, l'unico canto che riprendete non vostro, perché c'è un altro episodio molto interessante. Voi avete ripreso una poesia di una ormai famosissima poetessa polacca e l'avete musicata. Come mai questa scelta? E beh, è lo stesso caso, insomma. In tutti e due i casi abbiamo fatto un adattamento alla canzone per lasciare, insomma, intatta la proprietà intellettuale di chi aveva scritto, no? Perché di solito nella storia del cantautorato italiano c'è stato chi ha scorrazzato troppo e poi non ha mai detto niente, no? È assegnato alla SIAE. Insomma, invece è stato bello quasi come a voler lavorare con questi artisti, no? Insomma, la poesia. Insomma, rende più belli, ma non sempre, spesso anche più brutti, però io diciamo cerco sempre di unire, come anche con le copertine,
diciamo, il nostro lavoro a quello di artisti che stimiamo, no? Come abbiamo fatto anche con la canzone La pasticca blu, dove c'era il poeta Paolo Maria Cristalli, che saluto, che infatti lui dice sempre: quando Dio ha qualcosa da dire, non si rivolge certo ai creativi di Benetton. Voglio dire, la storia dell'umanità non è stata scritta dai commercialisti, insomma, anzi no, forse sì, però la storia del pensiero non è stata scritta dai commercialisti e dagli avvocati, questo è poco ma sicuro. A proposito di storia dell'umanità e del pensiero, voi dite che questo disco in qualche modo è dedicato, comunque parla di quello che è probabilmente il pensiero fondamentale della storia dell'uomo, cioè la scelta tra l'immortalità e la conoscenza. Io ho citato un po' la Bibbia, no? Diciamo che questo disco l'abbiamo dedicato a chi, quando arriva uno, in tal caso Dio, che gli dice però non devi toccare la mela. Questo disco è dedicato a chi puntualmente va direttamente alla mela senza pensare ad altro, la raccoglie. Insomma, questa è un po' la storia, credo, del pensiero della civiltà, no? Dell'uomo, la curiosità, no? Ulisse che si è spinto al di là, fatti non fosse per vivere come bruti, poi ha trovato la morte, non a caso Dante lo mette all'inferno, guarda caso. E insomma, è la storia della perversione come forma di curiosità, della conoscenza, della curiosità dell'uomo che in questa storiella, che ovviamente è stata inventata, no? Comunque, e viene posto dinanzi alla difficilissima scelta tra l'immortalità e la conoscenza, perché chiaramente quello era, la mela era l'albero della conoscenza, si sarebbero aperti gli occhi e sarebbero diventati come Dio. Dio si è arrabbiato e gli ha dato la morte. Però loro poi che hanno fatto? Quando hanno preso la mela, improvvisamente hanno scoperto di essere nudi. Ma questa cosa, insomma, in quello che ci hanno insegnato, era una cosa terribile, hanno scoperto di essere nudi, che schifo. Invece no, hanno scoperto di essere nudi e hanno detto: wow, cavolo, che bello, capito? Hanno scoperto il piacere, quindi. E chiaramente per questa colpa noi paghiamo, andiamo all'inferno, moriamo, eccetera, eccetera. Diciamo due parole anche sull'aspetto musicale di questo disco, perché è davvero molto interessante. Voi per la produzione avete avuto l'aiuto di Giulio Ragno Favero. Come ha contribuito al vostro suono? No, Giulio, che salutiamo, insomma, l'abbiamo scelto per delle motivazioni specifiche, che sono quelle di abbiamo voluto registrare questo album in maniera molto molto simile a come suoniamo nel live, quindi Giulio era la persona più adatta per questa scelta, insomma, che salutiamo. Sappiamo benissimo essere un grande professionista, un grande bassista, artista e produttore, e allora insomma è andata bene così. Il live più vicino è per domenica prossima al Magnolia di Segrate alle Porte di Milano, la presentazione di I Love You, il nuovo lavoro del management del dolore post-operatorio. Grazie a Luca Romagnoli che ci ha presentato il disco, buon lavoro, buon tour. Ciao, grazie a voi.